Torniamo al video del ragazzo che fa oscillare la corda. Per realizzare l'armonica fondamentale, che è un solo antinodo, questo, il ragazzo fa oscillare la corda con una frequenza bassa. Vediamo infatti, lo vediamo anche dalla mano, che la frequenza è bassa. Per realizzare la seconda armonica, che ha due antinodi, aumenta un pochino la frequenza di oscillazione. Per fare la terza armonica, tre antinodi, aumenta ancora la frequenza di oscillazione. Si vede che adesso muove la corda più velocemente. E così via, per realizzare le armoniche superiori, bisogna far ruotare la corda ancora più velocemente. Infatti, più velocemente oscilla la corda, quindi la frequenza di oscillazione, e più ravvicinati saranno i fronti d'onda, quindi più corta la lunghezza d'onda. Se la lunghezza d'onda è più corta, ce ne saranno di più nella lunghezza della corda, sempre di più. Dunque, in conclusione, per aumentare il numero degli antinodi, bisogna creare onde stazionarie sempre più corte, e per crearle sempre più corte, bisogna far vibrare la corda sempre più velocemente, cioè con maggiore frequenza. Maggiore frequenza, più alta la frequenza, più si accorcia la lunghezza d'onda.